10 ingredienti. Ogni anno produciamo centinaia di milioni di tonnellate di plastica. Possiamo ridurre la nostra dipendenza dal petrolio e aiutare l'ambiente sostituendo alcune materie plastiche con nuovi materiali ecologici. Con le nostre telecamere siamo stati nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa in Italia. Questo è un ingrediente, polpa di patata. Questo è un altro ingrediente, è polimero biodegradabile. È un altro peso. E è la proteina. Il siero del latte proviene dalla lavorazione del formaggio e da altri scarti agricoli. Può rivelarsi fondamentale per la produzione di una nuova plastica biodegradabile, sviluppato all'interno di un progetto di ricerca europeo. Può essere utilizzato per realizzare cartoni laminati, scatole o contenitori per alimenti. I granuli sono stati utilizzati per ottenere il film che è inserito in questa parte del multistrato. C'è poi una parte che è costituita da cartone e da alluminio. Le fibre naturali sono chiaramente visibili, ma questo metodo può essere utilizzato su scala industriale. Questa fabbrica di Mimizan, in Francia, produce laminati a base di carta. Ogni strato gioca la sua parte nel proteggere il contenuto della confezione. Le plastiche usate attualmente, come il polietilene, sono state prodotte più di 50 anni fa. Questa azienda punta a innovare la sua produzione su larga scala. Questo nuovo materiale è composto dagli scarti della produzione agricola. È sostenibile e rinnovabile a differenza delle risorse fossili e questo è il motivo per cui riteniamo che possa rappresentare una valida alternativa alle pellicole di plastica in futuro. Seguendo la strada della ricerca e dello sviluppo, la nuova bioplastica potrà essere ulteriormente migliorata. Per esempio, potrebbe essere prodotta in fogli più sottili e su vasta scala, mantenendo le stesse proprietà e la stessa resistenza. È impossibile da rompere con le mani, almeno per me. Ci sono alcune proprietà che sono ancora in fase di miglioramento, ad esempio dal punto di vista dei processi industriali e della trasformazione. Dobbiamo aumentare la produzione, la velocità e migliorare la convertibilità dei materiali in modo da poterli lavorare su diverse macchine, come vediamo qui. Un altro grande vantaggio della nuova bioplastica è che semplifica il riciclo. I diversi materiali che rivestono il cartone si separano più facilmente rispetto agli imballaggi attuali e possono essere recuperati in modo più efficiente, come è stato dimostrato in questo laboratorio per il controllo della qualità. Noi abbiamo provato una facilità di separazione degli strati per poter essere avviati poi in modo separato al recupero della parte del polietilene, della parte dell'alluminio e soprattutto della parte delle fibre, fibre che sono molto utili nelle nostre aziende cartarie per essere recuperate e produrre nuova carta. Buone capacità meccaniche, prodotti di origine ecologica e processi di riciclo all'avanguardia possono dare alla nuova bioplastica un posto nella nostra vita di tutti i giorni.